organizzato così all'ultimo secondo, ma sono quelli più belli. Destinazione, visto l'orario di partenza, visto il tempo incerto e visto la fortuna che abbiamo, lago di Garda, dove vedremo strada facendo. Eccoci qua, partiti per il nuovo weekend. I bambini sono già dormono, vabbè, pazienza. Hanno fatto, Massimo, più che altro hanno fatto il weekend, no il weekend, hanno fatto pomeriggio dai nonni e penso che li abbiano devastati, ma noi nonni, loro sono devastati, ma vediamo, poi li facciamo correre. Sì, io non frutta, quando si cammina. Per chi avesse visto il video, il nostro primo video, ho tirato l'acqua anche questa volta. Posto, sì, sicuro. Come tutti quei magneti che ogni tanto ti fai. Chissà che cosa sai. Vediamo se il pannello nuovo sta caricando. Si vede là un po', cioè al 94%. Era 64. Pannello c'è nuovo sole, funziona. Eh sì, Joy sta dicendo giustamente che piove, fa freddo e bisogna correre! Però, amore, i vantaggi della pioggia sono che non c'è nessuno! Nessuno! Alla conquista di Torbole! Fantastico, eccoci qua, belli, bagnati, preso un po' di pioggia, vero Joy? E meteo questa volta ha leggermente fallito, ma speriamo che domani torni il sole. Torni il sole, vero Joy? Ora, visto il tempo di oggi, questa sera ceniamo in camera. Mi sembrava cenare fuori, cosa dici?
sarà freddo. Sì, sono in mutande, va bene? Cioè, qual è il problema? Qual è il problema? Non è da te. No, non è da te, è da caffè, perché io sono da caffè, no? Non da te. Sono in canottiera. Bene. I bambini sono a dormire, hanno già mangiato, buonasera. Bagnati come dei pulcini, però a pancia piena, adesso si asciugano e via. L'estate sta finendo, passa, anzi, il pentolino personalizzato in caso di necessità, chiedi a Paolo, ci penso io. Bene. Buona cena. Contorno di verdure ci è stato gentilmente offerto dalla nonna Lia, verdure del suo orto, anche se poi in effetti cos'è che ci aveva detto, che erano i fagioli in potaccin o fagioli al uccelletto, boh, tutto tranne che fagioli, buone comunque, buone, buone, cosa sembrano? Buone, eh? Buongiorno. Buongiorno. Questa mattina ci siamo svegliati con 10 gradi. Più 9. 9 gradi dentro il camper, freddissimo. Sottovalutato. Sottovalutata effettivamente questa temperatura. E quindi adesso abbiamo acceso il riscaldamento perché effettivamente fa freddo. Mamma mia. Però siamo arrivati a... Siamo arrivati a... 15. 15. Bene, bene. Colazione calda, super calda. Calda, abbiamo il nostro porridge, il nostro, vediamo se si vede, albume e caffè, tanto caffè. Qua invece abbiamo già mangiato. Blanca si è stesa praticamente davanti alla bocchetta del riscaldamento. Che mi preoccupa, perché stanotte fanno freddo, che roba. Tanto dormi. Dai, bandiera nera, bandiera nera, e continuiamo a sorpassare le persone. Siamo partiti, praticamente abbiamo deciso di non fermarci a pranzo lì a riva, ma di circunnavigare il lago di Garda in direzione opposta dove siamo partiti, quindi adesso andiamo verso Limone praticamente e cerchiamo un bel posticino tranquillo con vista lago per mangiare qualcosina. Dopo vediamo dove arriviamo.